risultato, diciamo, è importante perché è frutto, diciamo, di sinergie anche con i cittadini, perché bisogna anche ricordare che questo, diciamo, è il risultato che è partito 25 anni fa grazie anche all'attivismo da parte di comitati cittadini che hanno impedito che questo diventasse, diciamo, una speculazione di tipo urbanistica. L'amministrazione Manfredi si è posto come tra i primi obiettivi il recupero e l'apertura, ecco, di questo importante parco, e voglio sottolineare, è un parco agricolo didattico. Noi nei prossimi giorni incontreremo l'associazione dei cittadini e alcuni comitati per dare la nostra disponibilità ad affidare loro, diciamo, l'attività di quelle che sono gli orti agricole all'interno, diciamo, di questo parco. Un parco agricolo didattico con orti urbani e frutteti gestiti coinvolgendo cittadini e associazioni. Dopo oltre 20 anni terminano i lavori di riqualificazione dell'ex sito industriale del gasometro tra Viale Raffaello e Salita Cacciottoli, aprendo ai cittadini 15 ettari di area verde attrezzati con una trentina di orti concentrici, un orto arboreto flegreo, percorsi pedonali, una cavea da 100 posti e aree ludiche con giochi per i più piccoli, accessibilità per persone con ridotta mobilità, illuminazione ad alto risparmio energetico e messa in sicurezza delle scarpate con opere di ingegneria naturalistica. Parco conosciuto come ex gasometro perché qui c'è una gabbia, diciamo, del gasometro, è un residuo, diciamo, industriale, e poi a Carmine Minopoli, un agronomo che è stato uno dei primi che ha lottato e ha intuito, diciamo, questo tipo di prospettiva, ed è giusto che oggi, ecco, questo parco porti il suo nome, ma chiaramente è dedicato a tutti gli altri cittadini che hanno collaborato affinché, ecco, quest'area non diventasse una speculazione di tipo urbanistica. Particolarmente importante la scelta di una produzione agricola basata sulla conservazione del patrimonio arboreo esistente e sull'impianto di nuovi esemplari con le varietà storiche di alberi da frutta tipiche dell'area collinare flegrea. Comune mandarino, agrumeti, noci, castagne, ciliegie, sambuco, e poi abbiamo una serie di essenze, rosmarino, mirto, lo stesso alloro, la malva. Diciamo tutte, ecco, essenze che appartengono al nostro territorio e che adesso noi dobbiamo portare avanti. Oggi è un primo passo, l'apertura, è stato un lungo percorso che è stato fatto, però da oggi, ecco, dobbiamo far evolvere questo parco, e questo sarà possibile grazie alla sinergia che è indispensabile da parte dell'amministrazione, dei cittadini e dell'associazione dei comitati ambientalisti. Alla riapertura stamattina erano presenti anche l'assessore all'istruzione e alle famiglie Maura Striano e la presidente della quinta municipalità Clementina Cozzolino. È un momento importante perché dopo 30 anni si è aperto questo parco, un parco agricolo importante, un grande polmone verde che restituisce spazi, ossigeno e opportunità ai cittadini del Vomero, a tutta la città. Tanto da lavorare, dobbiamo continuare ad aprire spazi, a manutenere quelli che abbiamo. Adesso partiranno una serie di progetti importanti di ristrutturazione dei parchi cittadini. È anche molto importante la collaborazione dei cittadini che debbono proteggere questi spazi verdi e aiutarci a difenderli anche dal vandalismo che a volte li affligge.